Mi chiamo Federico Ferro, sono iscritto alla Società Operaia di Mutuo Soccorso di Pinerolo dal 1966. In questo momento, dopo aver fatto 58 anni di iscrizione, sono socio anziano e sono un po' la memoria storica anche della società, perché già era iscritto mio papà e per parentela di sangue ci sono gli iscritti della mia famiglia dal 1890. E per parentela acquisita dal primo tesseramento del 1849, marzo del 1849. Sono un po' in questo momento la memoria storica della società, anche perché da ragazzino, quando frequentavo la società, non ancora iscritto, ho ancora conosciuto, mi sono ancora rapportato con dei soci anziani, come sono anziano io adesso in questo momento, quindi la generazione passa. Con soci che avevano conosciuto ancora il socio fondatore Antonio Rossi, socio fondatore e promotore del 1848. Non solo all'antico, nel 1990-91 sono stato promotore e socio fondatore e poi presidente per 24 anni della società Mutua Piemonte, che ha rinnovato un po' in chiave moderna quello che hanno fatto nel tempo la società operaia di Pinerolo. La sua società si chiama Mutua Piemonte, in questo momento conta più di 4.000 soci e ha sede qui in Pinerolo. Io sono nato nel 1947, in questo momento ho 76 anni, quindi come dico sono già di una certa età, quindi i ricordi sono di quando ero piccolino, che mio papà era iscritto a questa società. Mi portava alle assemblee e alle adunanze e quindi io conoscevo gli antichi soci, ho partecipato alle discussioni, alle assemblee, chiaramente ragazzino seduto vicino a mio papà, anzi in piedi, in mezzo alle sue gambe addirittura, perché la sera qui era sempre piena, allora c'era molta partecipazione, la società era partecipata. E soprattutto ho i ricordi di quella vita, quindi di queste discussioni, dei sussidi, del segretario ancora con le mezze maniche che prendeva le quote, scriveva ancora col pennino, perché già anche lui era già anziano a quell'epoca, quindi già c'erano già le biro, però lui non si era ancora aggiornato. No, io ho un ricordo particolare di una mia bizia. Mio papà era orfano, era stato allevato qui a Pinerolo da una sua zia, che sarebbe stata la mia bizia, che io ho conosciuto, non conosciuto, perché è morta quando avevo 3 anni. Qui, mettendo a posto l'archivio della società, ho trovato la sua documentazione che la riguardava. E lei era scritta qui la società femminile, che era l'atere della società maschile, e per il suo lavoro, era lavoro saltuario, non riusciva a pagare la quota sociale. Allora la quota sociale era mensile in quel periodo, è stata prima settimanale, poi mensile, poi annuale. Quel mese era mensile, lei arrivava sempre in ritardo e per pratica burocratica dell'usanza di quel periodo, dopo i primi 5 giorni mensili del mese che non aveva pagato la quota, veniva cancellata, poi veniva riscritta e poi cancellata e poi riscritta, fin quando ha trovato un avvocato di cui lei era a servizio, che si era fatto garante. Dice: guarda, guardate la società, non cancellate, riscrivete, lasciate la scritta, se entro un tale giorno lei non riesce a pagare, pago io al suo posto. Una documentazione che mi ha anche commosso e mi commuove ancora adesso. Mio papà non aveva avuto nessun ruolo, come dico, c'era della famiglia in cui mia zia era rimasta sposa, erano frequentanti della società operaia qui di Pinerolo con il primo tesseramento del 1849 e ancora adesso di quella discendenza di quella famiglia abbiamo ancora della gente iscritta sia alla mutua, sia alla società operaia sia alla Mutua Piemonte. Un ricordo molto particolare, era un coso particolare che avevo visto che mi aveva colpito quando avevo visto la bandiera accompagnata da due soci che rientrava in sede qui sulla piazza del Duomo, vicino qui a 100 metri di qui. E mio papà ha detto: guarda, c'era la funerale di un socio, non ci sono andato, prenderò la multa. E c'era proprio il classico danza che la bandiera andava accompagnata sempre da due testimoni, da due soci. Quindi
Finita l'onoranza funebre al socio defunto, la bandiera veniva accompagnata in sede, sempre con il portabandiera e due soci, come fa adesso il comune, quando il gonfalone comunale, quando finita la manifestazione, entra il gonfalone con due civici, guardie civiche di fianco e il sindaco dietro. Allora anche la società aveva questa usanza e questa tradizione. Quello particolarmente mi era rimasto colpito. C'era ancora il bidello, tra l'altro il portabandiera bidello, che era custode, che faceva le pulizie, teneva in ordine i locali e l'edificio della società, faceva un po' da portiere anche, no? Lo chiamano il bidello, aveva una sua divisa, il suo cappello, che conserviamo qui in sede, qui nel museo, e quello mi aveva colpito in modo particolare. Tra l'altro ho conosciuto, e ancora adesso pure iscritta anche lei, una persona che è una ragazza, forse finirà perché è figlia unica e non si sposa, beh, a parte poi anche avere una discendenza che non sposasse, quello non c'entra, no? Però cosa è che è diretta discendenza proprio di un socio fondatore dei primi 12 artigiani, uno dei primi 12 artigiani che hanno fondato la società operaia nel 1848. Io quando mi sono iscritto sono andato un po' in dualismo con mio papà, allora le assemblee erano ancora frequentate, io ero un ragazzo, avevo altri interessi, giocavo al pallone, mi ero dato, dovevo assicurare il lavoro, avevo le ragazze, no? Adesso non so più l'idea, allora avevo le ragazze, no? In modo sostanzioso, e poi mi sono dato a fare il dirigente sportivo, e quindi avevo altri interessi. Mio papà mi sgridava perché dice: non partecipavo, potresti essere più utile, tu hai la possibilità e capacità, eccetera. Io non ho mai partecipato, avevo poi iniziato, sono poi entrato in direttivo nel 1989, quando la società ha avuto tutte le sue vicissitudini, che sarebbe lungo raccontare, ci vorrebbe una giornata. L'idea di rinnovare la società sia sul piano culturale sia sul piano operativo. Piano culturale la società l'ha fatta sua qui facendo il museo ed altre cose, altre attività, altre iniziative. Sul piano operativo, per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e socioassistenziale tipica delle società di mutuo soccorso, si è dovuto creare proprio per motivi tecnici, numerici, temporali, no? Quello che andava bene nel 1800 non va più bene adesso, proprio che si è creata questa Mutua Piemonte per dare e rinnovare il proprio core business, chiamiamolo così con una parola moderna, di quello che è l'attività tipica delle società di mutuo soccorso. Una cosa importante della società era creduta nel 1906, quando ci fu una questione riguardante il magazzino sociale. La società aveva un magazzino sociale, uno spaccio, panetterie, eccetera, che per motivi più diversi, per motivi commerciali, era riservato solo ai soci. C'era una parte dei soci che voleva che fosse aperta a tutta la popolazione, cioè per creare quel modello che poi è diventato in tempi successivi quelli che sono i mercati dell'Ipercop. In sostanza c'è un filo conduttore in quello. E lì ci furono grossi avvenimenti, si tratta del 1906, in cui i soci fu proprio la scalata alla società, no? Per avere un dualismo, solo i soci o non i soci, o tutti. Attenzione, no? Ha fatto storia, noi prendete la storia della società e si è fatto un volume ed è un grosso capitolo perché è stato importante. Nel giro di 6 mesi la società passò da 450 soci a circa 1000, ci furono fatte iscrizioni strumentali, no? Io ho guardato quelle strumentali e si è proprio visto le iscrizioni a gruppi di famiglie che avevano di Pinerolo, che ancora adesso esistono, quindi che ha mantenuto nei secoli, nel tempo, una certa distribuzione culturale, politica, sociale, delle due tendenze, no? Certo cosa. Quindi il dualismo era quello. Quello che è passato alla storia, però io sentivo raccontare da piccolino, qui ancora nell'assemblea, che c'era ancora quel ricordo, era che i socialisti volevano prendersi la società.
I socialisti avevano perso le votazioni sull'argomento e avevano creato una loro società, che era una società puramente di consumo, che ha operato a Pinerolo per circa 30 anni ancora, e che poi i magazzini, sia quello della società tradizionale, qui operai di Pinerolo, sia la società che si era creata alternativa, hanno chiuso tutti e due i magazzini nel 1927. Quella riservata ai soci un po' per asfissia, quella riservata ai non soci è stata chiusa per imperativo politico, in quanto rovinava il commercio di Pinerolo, perché una città di Pinerolo che a quell'epoca contava circa 18-20 mila abitanti aveva 2.000 soci, quindi fermava il commercio a Pinerolo. La lite che c'è tra il piccolo commercio e i supermercati adesso, era già allora, era già in attuale. La facciamo ancora come società, andiamo avanti, e hanno fatto un circolo recreativo, belle gite, bei pranzi eccetera, e poi vediamo. Questo aveva portato, proprio sull'esperienza che io ho vissuto all'altre, perché allora non me ne occupavo proprio per i motivi che avevo detto prima, nel 1984, in cui si è ripresa poi l'attività e siamo cresciuti, è cresciuta tutta l'attività, dove ha ripreso questa società, la società operaia di Pinerolo ha ripreso vita. Ecco, un momento importante per la società operaia di Pinerolo, ma non solo la società operaia di Pinerolo, di mutuo soccorso di Pinerolo, di tutte le società di mutuo soccorso in Italia, riguarda il periodo della Prima Guerra Mondiale. Nel momento, gli anni del primo decennio, quindicennio del secolo, del 1900, è stato il massimo raggiunto delle società. Queste società avevano un vizio. Erano molto parcellizzate, a differenza del modello francese, che c'era una sede centrale con le succursali, qui ogni società andava per conto suo, quindi avevano poca capitalizzazione e numeri piccoli, ristretti, bilanci, tanti bilanci, ma tutti molto piccoli. Con la Prima Guerra Mondiale succede che i giovani lavoratori vanno al fronte, quindi non pagano più le quote, rimangono gli operai anziani, quindi poche quote, molti sussidi. Quando arrivano, si chiude la guerra, arrivano gli operai che riprendono il lavoro, cioè i giovani, però dopo una guerra avevano tanto una salute cagionevole e quindi avevano bisogno di sussidi. C'è stata una grossa inflazione, quindi la dirigenza durante la guerra era diventata una dirigenza di anziani, che dice non vogliamo nessuna moda nuova, come tutti gli anziani, no? Mantenere la tradizione, quindi aumentare una quota sociale era difficile, quindi non aumentare la quota sociale voleva dare pochi sussidi. Per di più il mondo era cambiato, nascevano le mutue aziendali, le mutue interne, che io ho ancora vissuto quando sono andato a lavorare a 15 anni. Le fabbriche, ancora per i primi 2 anni di lavoro, c'era ancora la mutua interna, che poi è esaurita per il Servizio Sanitario Nazionale, e quello ha portato un po' all'esaurimento. Difatti io ho fatto degli studi sia per la società operaia di Pinerolo sia per le società del circondario, vedendo il numero di iscritti, i sussidi, assistenze eccetera, vedi proprio un crollo dal 1920 al 1925. E qualcuna si azzera e altri vanno a vivacchiare. La Seconda Guerra Mondiale, il discorso era diverso. Qui a Pinerolo c'è stato un fatto, c'è una leggenda che dice che il regime fascista ce l'aveva con le società operaie di mutuo soccorso, e bisogna prenderle con le mani perché situazioni diverse. Quello che valeva per Torino, dove c'erano le società operaie, proprio per la forte presenza operaia erano politicizzate, ci fu proprio un'azione di chiusura. Nella provincia, dove la politicizzazione era decisamente minore, ci fu un tentativo di razionalizzare tutte queste piccole società che vivacchiavano in sostanza in quel periodo, c'è un tentativo di ripresa. Infatti nel 1942-43, che poi si chiude perché ci fu la guerra civile,
Qui a Pinerolo ci fu una fusione di varie società di mutuo soccorso in cui la società operaia di Pinerolo, di cui che parliamo in questo momento, fu capofila e raggruppò tutta una serie di piccole società ancora esistenti, l'Imperio. E quello creò nei soci anziani qualche problema, no? Perché dice arrivano altri che non sono passati, arrivano senza fondi, sono pochi e vogliono comandare, magari perché erano magari qualche persona un po' più evoluta, un po' più capace, tu sei meno capace, però l'altro arriva nuovo, stai un momento tranquillo, quindi è la cosa, no? Quindi ci fu questa evoluzione, quindi c'è da vedersi il pro e il contro. In questo qui in Pinerolo non ci furono grosse tensioni per quanto riguarda politiche, tranne quello delle bandiere. Dissimo, noi le abbiamo portate e non sono mai arrivate, poi arrivò la guerra e non se ne parlò più, e le abbiamo trovate nel 1990, quando io sono entrato in direttivo, come dico, eravamo in minimi termini, bisognava riprendere l'attività, nel sottofondo di un armadio. Abbiamo ricevuto 40 bandiere, che fanno parte anche di un'esposizione, una sala nel museo, un museo bellissimo, qualcuna è stata restituita alle società ancora esistenti. Arrivate venivano nascoste, non ce l'hanno portate. Sì, ve l'abbiamo portate, sì, no, comunque è stata una sorta, se no sarebbero state bruciate. Abbiamo preservato un capilavoro. Un'altra cosa, proprio nella sala in cui stiamo parlando, c'erano i busti del re e della regina e di vari regnanti, no? Addirittura il re Vittorio Umberto, Vittorio Emanuele III, c'erano i busti perché le società delle province, della provincia di Pinerolo in particolare, erano molto legalisti. Nel 1943, quando ci sono stati i coinvolgimenti politici di quel periodo, la milizia fascista della Repubblica Sociale diede non un assalto, ma entrò in questa sede e abbatté tutti i busti. La signora, che allora era la segretaria della società operaia ed era presente, quindi ho una memoria di prima mano di un testimone che ha vissuto questo fatto. Aveva preso il posto del marito che era andato prigioniero in Germania. Con il fatto del 1943 fu preso e portato in Germania prigioniero. Adesso non so bene il ruolo che avesse questa persona in questi fatti particolari, però quelli della società li conosco. Quindi lei e moglie prese la posta del suo segretario, no? Ha detto: ma sei sua moglie, fallo tu. Lei fece la segretaria ed era presente in questa sede quando la milizia della Repubblica Sociale Italiana entrò in questa sede e abbatté tutti i busti e chiaramente scompigliò un po' il locale, no? Certo, per questa signora magari non era nemmeno un grosso fatto, però questa signora vedersi tutto questo ambaradan chiaramente era rimase un po' sconvolta, no? Io questa ragazza poi giocavo con suo figlio, andavamo a scuola assieme e me l'ha raccontato proprio ancora in prima mano, quindi ho questo racconto particolare. Ci sei la voglia, come dico, di riprendere la società in grande, no? L'attività tipica della società che era l'assistenza mutualistica di sanitaria e socioassistenziale. Chiaramente lì all'inizio non si sapeva cosa fare, dice come società locale non riusciamo a fare niente, ci siamo collegati, la società locale si è collegata con le società del circondario ancora in quel momento presenti, e dice facciamo una cosa nuova, iscriviamoci con l'attività. Da soli non eravamo né capaci né avere l'esperienza né avere le cose, quindi dopo aver visto, provato a fare qualcosa da soli e non siamo combinato niente, ci siamo rivolti a una mutua esistente che questo percorso aveva già fatto subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, il Consorzio Mutuo di Novara. E lì ci siamo accolti, quindi abbiamo fatto l'iscrizione al Consorzio Mutuo di Novara prendendolo un po' da tutte le parti. Siamo andati avanti qualche anno fin quando questa attività è cresciuta
e arrivava a qualche centinaio di soci, quindi dice possiamo vedere di fare qualcosa di nuovo. Lì anche la questione di burocrazia organizzativa, essendo una partecipazione di questa attività di più società, dice chi comanda? E qui è un vizio antico che ci andrebbe anche lì qualche po' di tempo per spiegare quello che succede, ma non qui a Pinerolo, no, in tutto il complesso italiano che ha portato proprio a questa minimizzazione delle società operaie di mutuo soccorso, quelle tradizionali in questo momento, no? Che sono a macchia di leopardo e con attività relativamente che non incidono sul contesto sociale, no? Proprio per questa parcellizzazione anche si ripete questo fatto. Quindi chi comanda la società operaia di Pinerolo, comanda la società di Bicchieraggio, a noi siamo più di più, a noi abbiamo più iscritti, a noi abbiamo più soldi, a noi abbiamo la casa più bella. E nascendo queste discussioni, allora per toccare la testa al toro, anche per dare una visione più complessiva, più organica della cosa, si è pensato di creare una cosa nuova. È nata la società mutua pinerolese, che poi ha concluso il suo compito nel pinerolese arrivando a 4.000 soci, si è trasformata in Mutua Piemonte ed in questo momento, dopo le vicissitudini del Covid, che ha fermato un po' l'attività, un po' la movimentazione e la crescita, in questo momento è in piena ripresa. Nel 1989, quando siamo entrati, nasce la voglia nel programma di questo direttivo in cui facevo parte di riprendere l'attività. Non parlo del museo che è andato avanti per conto suo, qui in Pinerolo, Società Operaia di Pinerolo, qui ho partecipato anche per il primo allestimento e poi anche l'altro lo conosco anche bene, proprio per questo mio vissuto, no? Andare a cercare i documenti da esporre e quant'altro, però mi era interessato per quanto riguarda l'attività tipica che era l'assistenza sanitaria, i rimborsi per cure mediche e quant'altro. Mi ricordo che avevo preso un vecchio statuto. Detto vedo cosa c'è da recuperare, mi ero messo un ricordo ben preciso che adesso tralascio perché non divagare, e poi di questo statuto cancella questo, cancella una cosa, quello non serve, questo era antico, questo non è più a passo col tempo, ho cancellato tutto. Chiaramente poi parlando con altre persone, specialmente con il dottor Solano di Torino che seguiva queste attività a livello regionale, mi sono stati messi in contatto con il Consorzio Mutuo di Novara che aveva già fatto questo discorso 40 anni prima. E quindi ci siamo iscritti, siamo stati accolti, abbiamo parlato, abbiamo iniziato l'attività con una sola assistenza, che era il rimborso per l'attività, per i servizi, i ricoveri ospedalieri. Tu vai all'ospedale, stai un giorno, hai tanto, stai 2 giorni, hai tant'altro, e con i servizi aggiuntivi. Però l'idea già allora di quello che ci aveva colpiti, che Novara era l'unica mutua allora che lo praticava, era l'assistenza domiciliare ospedaliera. Una necessità che qui in zona nel Pinerolese era molto sentita. Tenere conto che già allora, come adesso ancora c'è ancora accentuato di più, il Pinerolese ha la popolazione più anziana di tutto il Piemonte. Non direi di tutta Italia, ma forse non siamo i primi, ma siamo nelle prime posizioni in quanto a età, no, a livello età media, come anzianità. E quindi era una necessità. E lì, subito dopo i primi 2 o 3 anni, proprio di prendere un po' di manicatura sulle assistenze più semplici di rimborsi, abbiamo creato questa attività che chiaramente andava non pilotata da Novara, perché non era una cosa in cui ci andava un rapporto umano, ci andava un'organizzazione locale. Questa organizzazione locale, crescendo i soci, ha fatto sì che nascesse la necessità. E già l'avevamo ventilato con il Consorzio Mutuo di Novara di mettersi poi per conto nostro, gestirsi per conto nostro. Nel tempo, nel giro di 6-7 anni, i primi anni del 2000, l'autonomia è rimasta, si è completata e siamo andati per conto nostro. Una cosa che ci tengo a sottolineare, perché tutti sono stati stupiti, perché è un'esperienza questa che non è stata ripetuta da nessun'altra parte. E perché qui, ancora sia a Spinerolo, sia nelle società operaie del mutuo soccorso del circondario, c'era ancora una mentalità mutualistica di vecchio stampo,
pure egoistica, no? Dice ognuno per la sua cappelletta, per il suo paese, ognuno per la sua società, no? Pur con queste piccole, questi piccoli egoismi, c'era ancora la mentalità mutualistica e vera e propria. Cioè il sussidio concettualmente veniva dato perché avevi pagato, quindi avevi diritto. Ma avevi diritto al sussidio soltanto se tu avevi bisogno. Ovvero tu avevi un reddito, addirittura era in orbita nei primi regolamenti della società operaia di mutuo soccorso di Pinerolo nel 1850, eccetera, il sussidio veniva erogato in caso di malattia soltanto se nella famiglia, nel tuo nucleo familiare, era necessario. Se tu in quel momento avevi un reddito, un lavoro che ti permetteva di sopperire alle spese sanitarie, non venivi sussidiato. Non era un'assicurazione di dotanto, hai pagato un contratto, era un sussidio, un aiuto in caso di necessità. Questo era il vecchio concetto del mutuo soccorso, che differenzia ancora dalla mutualità pure semplice. Io dico il mutuo soccorso è una cosa, la mutualità è l'altra, ma sono due cose ancora differenziate. Su questo io ci punto, no? Il mutuo soccorso è proprio l'aiuto alla persona, quindi il sussidio. Questa mentalità, i soci, i primi soci, adesso si sta un po' raperdendo, no? Vorremmo proprio, stiamo facendo come Mutua Piemonte uno sforzo per ricreare questo pensiero, no? Proprio come attività culturale. Alcuni soci, noi siamo partiti, siamo messi per in autonomia dalle altre organizzazioni senza avere nessuna riserva, con qualche rischio. Il rischio non c'era perché noi avevamo avuto, io in modo non eclatante, no? Non numericamente corposo, ma significativo, di persone che ricevevano il sussidio, lo ritenevano indietro, dice non ne ho bisogno, non ho bisogno di questo sussidio, riesco a fare fuoco con la mia legna e quindi lascio lì per caso che altri che hanno più bisogno. Questo è il principio del mutuo soccorso, è un principio che ha creato la base della Mutua Piemonte e che cerchiamo ancora di mantenere. Per di più, una cosa che ci tengo a precisare e che è importante, quando si parla per esempio nella storia delle società di mutuo soccorso che c'erano i soci visitatori che andavano a controllare se il socio era malato per fare da controllo, quella è stata una degenerazione. All'inizio il socio visitatore era un socio precettato che in caso di malattia di un altro socio, al di là del sussidio medico, pagare il medico che potevi dare, si presentava alla famiglia del socio, avete bisogno di qualcosa, posso spaccarvi la legna? Allora era così, no? Non c'era il termosifone o toccavi il bottone, bisognava spaccare la legna, bisognava fare tanti servizi aggiuntivi. In campagna, nei paesi circovicini addirittura, non avevano bisogno del sussidio, perché erano magari piccoli agricoltori che vivevano comunque, non era il giorno di malattia che rovinava l'entrata mensile. Avevano bisogno però di fare l'erba per dare da mangiare la mucca, dovevano portare la vigna, dovevano che lavori che erano inderogabili e quindi si erano precettati per fare questo aiuto ai soci. Quello era venuto il socio visitatore. Poi è degenerato e ci sono anche fatti in archivio che sono caratteristici, no? Che potrei citare, però la facciamo lunga. Posso citare, no? Per dire, no, perché dice che il mondo non è cambiato, no? Qui c'è stata una grossa polemica in società che addirittura hanno fatto un grosso lite, no? È nato discussioni, occupa 3 o 4 verbali di 4 o 5 riunioni, in cui il socio visitatore che va a vedere se il socio era veramente malato e se aveva bisogno di qualcosa, lo trovava in un cortile che spaccava la legna. Spaccava la legna, ma non per se stesso, per il medico che l'aveva messo in mutuo, che lo aveva dichiarato malato. No, quindi gli imbrogli ci sono adesso, ma c'erano già anche allora. No, quello aveva creato delle tensioni, cioè noi non facciamo la spia, perché poi quello lì era la spia, no, che ha portato danno al socio, perché per la direzione, allora lì erano nate le discussioni. Questo è un socio cosa eclatante, no? Che beh, erano limitati, no? In caso questo, no? Però comunque l'andazzo era questo, no? Quindi da socio che andava a prestare aiuto è diventato il socio che faceva un controllo se veramente un socio fiscale e li crolla tutto. La società assistenza domiciliare e ospedaliera, la Mutua Piemonte, è partita, come dico, senza fondi, senza riserve, senza niente,
E il successo che aveva, che dice pagano rispetto ad altre musiche, franco la stessa attività, pagano quota inferiore e danno più servizi. Il fatto che per un certo periodo ci sono ancora stati dei soci visitatori. Questa persona ha bisogno, a casa è ammalata, cosa ha bisogno? Va un po' a vedere che chiede l'assistenza 2 ore al giorno, questo e quell'altro, va un po' a vedere come sta. Nei paesi qui è stato anche facile, eh? Una città come Torino forse non è più possibile, nei paesi qui del circondario, ancora Pinerolo, era ancora possibile, ci si conosce, vicini, la privacy è quello che ha, dai sei mio amico, no, cosa vuoi fare, sei ammalato, vado a vedere come ti sta, come stai, e non è posso uscire, è freddo, eccetera, l'influenza, cosa dorme, andava a fare la commissione, questa persona andava a fare la commissione e quindi non c'era bisogno di una persona pagata e di un'assistenza, quindi abbiamo iniziato in quel modo lì. Tante persone che erano in ospedale che chiedevano le classiche notti di assistenza era perché avevano bisogno di un punto di riferimento, persone sole che si trovano spesale, spaesate eccetera, mancavano i punti di riferimento e quindi dice, andava un conoscente a trovarlo, sapeva che era malato, andava all'ospedale, andava a vedere, cessava la necessità, aveva avuto un punto d'appoggio, sapeva che se aveva bisogno era, sarebbe stato seguito, assistito, c'era qualcuno che pensava a lui, non si sentiva perso, quindi non richiedeva più l'assistenza, si sentiva coperto. Questo è stato il grosso, la grossa forza della mutua Piemonte. Erano precettati, se non andavano erano multati per pagare un altro socio che non era precettato, che doveva andare al loro posto, c'erano le multe. Era il socio che era turno, era precettato, c'erano chiaramente dei turni in cui dalla direzione di chi si occupava di queste cose precettava e mandava il socio di turno andare a vedere e visitare il socio malato per dare quei servizi che, di cui aveva bisogno. E quindi era precettato. Addirittura in campagna, questo già in tempi successivi, dice ma io devo fare gli affari miei, vado a lavorare per un altro che non riesce nemmeno a fare quello che serve a me. E allora dice, manda un altro e lo pagava. Però veniva, a quel punto veniva multato, e ci sono proprio anche qui a Pinerolo degli esempi, no? Di multe che venivano fatte ai soci che non hanno partecipato, quindi la direzione per dare l'apporto di assistenza a questa famiglia, a questo socio ammalato, doveva pagare un'altra persona che non era socio. E quindi allora paghi tutto, paghi la multa, così sussidi la cosa. Chiaramente nel tempo, quando è diventato così, è diventato una cosa. Purtroppo in questo momento la mutua Piemonte è pratica così, non c'è il socio precettato, anche perché allora era semplice l'assistenza, in questo momento ci vogliono anche capacità professionali. E oggi come funziona? Oggi funziona, per esempio in mutua Piemonte, che ci sono delle cooperative, particolarmente con personale pagato chiaramente, però anche particolarmente addestrato per dare l'assistenza in ospedale, in cui l'ALS abbiamo una buona collaborazione e addirittura ci sono stati dei rapporti con gli ospedali, in cui si è fatto un protocollo, quando siamo stati i primi in questa cosa a farlo, no? A dire noi mandiamo in ospedale persone che non sono parenti, però sono preparate per farlo. Addirittura nel tempo è nato un buon rapporto, è nato addirittura, si è fatto un corso con l'ospedale, direzione sanitaria dell'ospedale, proprio per preparare determinate persone che sapessero muoversi, in cui fosse un rapporto personale dell'ospedale e personale esterno, perché poi questo personale esterno deve far poco, è una, più che altro è assistenza psicologica. L'ospedale è in grado, non è mai morto nessuno per mancanza di assistenza all'ospedale. L'ospedale fa le sue assistenze, un po' meno bene, un po' più bene, però lo fa, no? Io ho visto per esperienza, è un'assistenza psicologica, specialmente la persona anziana che non ha parenti stretti, si trova spaesato, è ammalato, si trova in un ambiente ostile, no? Quindi ha bisogno di una persona, di sentirsi protetto da una persona che anche se non conosce, sa che è lì per lui, questa persona è qui per me. Non l'ho mai vista, però è qui per me, per assistermi, perché io mi posso fidare, ecco, mi segue me, non segue tutti, no, quindi è un'assistenza psicologica. Il mutuo soccorso di per sé è insito nella natura umana, un animale sociale
e quindi vive in società e è portato naturalmente al mutualismo, no? La società stessa c'è un rapporto mutualistico, nel senso io faccio questo, tu fai quello, io faccio il pane, tu lo compri, però a quel punto mi porti la farina, no, è un rapporto mutualistico commerciale. Quindi da sempre l'uomo si è unito, ha fatto questa mutualità, chiaramente con l'evoluzione societaria, e questo già in tempi abbastanza antichi. Abbiamo degli esempi di società di mutuo soccorso nell'antica Grecia, ne parlano alcuni testi, ne parla Erodoto in alcuni cose. Addirittura ai tempi di Diocleziano nell'impero romano avevano proprio codificato queste società, che allora erano in parte società di mestiere, esatto, però che davano mutuo soccorso e davano aiuto alle persone, si erano proprio società organizzate, no? Erano trovati dei documenti, proprio delle epigrafi, delle lapide, dei mezzi regolamenti scritti su tavolette agli scavi di Ostia, no? Ai tempi di Diocleziano, no? E poi questo è cresciuto con le corporazioni, le classi, eccetera, che in parte erano strumento democratico, in parte erano di rappresentanza, in parte di sindacati, avevano finalità sindacali per difendere gli interessi di una categoria, però nel mezzo tra classi, corporazioni, confraternite, eccetera, c'era anche il mutuo soccorso, l'aiuto alla persona che era in difficoltà, in un modo per conoscenza, per vicinato, per motivi religiosi, motivi diversi. Difatti qui vicino c'era la confraternita di San Francesco, che aveva la sede proprio qui, un edificio qui di fianco alla sede adesso, dove c'è adesso la società operaia di Pinerolo, che faceva già assistenza agli orfani e davano delle doti, facevano dell'assistenza. Naturalmente questa cosa si è evoluta e è nata poi quello che ha portato poi al modello che abbiamo adesso, è nato in Inghilterra, precisamente a Manchester. Difatti quello del mutuo sociale, il mutuo soccorso d'Italia adesso, attuale, si chiama il modello di Manchester, che è il modello di mutuo soccorso e istruzione. Nasce in Inghilterra con la crisi dell'industria della lana, quando l'Inghilterra ha delle colonie in Egitto, in America, in tutto il mondo, e quindi importa il cotone perché costava meno che lavorare la lana, e quindi le industrie si stanno trasformando, e nasce la prima disoccupazione, primi macchinari, e c'è tanta disoccupazione. Come ricicliamo questi operai? Non venivano riciclabili, non sapevano leggere e scrivere, avevano ogni cultura, erano incolti. Alcuni ecclesiastici inglesi dicevano: ma se tutta questa gente sapesse almeno leggere e scrivere, sarebbe più facile riciclarli, no? Rinnovarli, fare i corsi di aggiornamento professionale, come si direbbe adesso, no? E lì nasce un corso di istruzione, e vicino all'istruzione nasce anche il mutuo soccorso, creando questi gruppi nasce il mutuo soccorso e di assistenza anche sanitaria. Il modello si espande dall'Inghilterra alla Francia, il Belgio, la Germania e chiaramente anche all'Italia. Le società operaie piemontesi si classificarono in molto modo, no? Avevano chiaramente nacquero parte per spontaneamente, in parte, in larga parte, anche promosse dalle autorità. Il fatto che fossero nate in modo spontaneo è un po' una leggenda. C'era la necessità, ma c'era stato un concorso di partecipazione, ci fu la spinta dal basso e ci fu anche una promozione da tutti i ceti dirigenti di allora, no? Qui a Pinerolo parteciparono alla fondazione gli operai, gli artigiani di un certo tipo,
poi si sa anche da spiegare il perché, proprio a Pinerolo e non da altre parti, no? Proprio per il contesto sociale favorevole, però nacque anche per spinta dell'autorità che usufruirono di questo Rossi, che era un capopopolo, per metterlo a capo di questa attività. Però fu il circolo sociale di Pinerolo, che fu allora il circolo dei nobili, dei dirigenti, della classe dirigente della città, che spinse, promosse questa attività. La novità di allora fu che fu la prima società in cui parteciparono tutte le classi. Fino allora c'era stato quel periodo del 1840, c'erano le classi. Nel 1844 Carlo Alberto chiude le classi perché avevano una funzione puramente sindacale contro il governo, contro l'autorità, no, non andava più bene, dice però hanno grossi meriti, trasformarono in società di mutuo soccorso. Qui questa società, qui a Pinerolo, però come è voluta a Pinerolo, è valsa per tutto il Piemonte, almeno nei primi tempi, ripartecipazione globale. Quindi operai di tutte le classi sociali, e quella era la novità del momento, perché è prima società di Pinerolo, prima in Italia, perché è la prima società in Italia in cui parteciparono tutte le varie classi, no? Che era una società che ha messo tutte le categorie assieme. Questa fu una novità. Per di più, qui allora qui a Pinerolo c'era una dirigenza anticlericale con una forte presenza culturale, però cattolica, ecclesiale, con dei padri rosminiani. Cioè, non erano più in quel momento, era l'evoluzione ecclesiale della Chiesa, quindi molto aperto alle novità. E partecipano tutti, per di più c'era la presenza valdese, quindi la divisione tra cattolici e valdesi. Proprio nel 1848 fu possibile mettere in una sola società, prima in Italia, ecco quella, anche quello. Prima associazione italiana, piemontese allora, no? Perché in Italia non c'era la necessità, perché non c'era, no, la religione ce n'era una sola. Qui nel Pinerolese c'erano le due religioni, quindi la prima volta in cui appartenenti alle due religioni diverse si associarono assieme. Quindi quella è una grossa novità. No, quindi fu una partecipazione generale, no? Parteciparono tutti, no? Addirittura il primo direttivo, la prima direzione del tesseramento, che già avevano fatto uno statuto, un regolamento, c'erano i soci onorari, addirittura partecipò il pastore valdese, tre canonici del Duomo, e addirittura il promotore, primo che aveva spinto questo Rossi a fare questa attività, era il sindaco, che era un anticlericale sfegatato. No? Quindi fu una partecipazione globale, ecco. E quindi però proprio per questa partecipazione globale in Piemonte, specialmente nel Piemonte occidentale, specialmente provincia di Torino, proprio Sabauda, Centro Savoia, Regalitaria, Normannica, erano legalisti. Provincia di Cuneo era già più di ispirazione, già più socialista, proletaria e altre cose. Vai verso Novara, diventano società, verso Lombardia società socialisti, e verso la Liguria società con tendenze mazziniane, repubblicane e mazziniane, proprio per la cultura sociale, l'evoluzione storica, i percorsi diversi.